Buonasera a tutti, è un piacere essere di nuovo qui per parlarvi. Devo dirvi semplicemente poche cose. Vorrei ringraziare tutti voi per l'opportunità che mi avete dato. Siete stati 5.846 persone che hanno creduto in me, hanno deciso di votarmi e hanno deciso di sostenermi e soprattutto hanno avuto fiducia nel percorso e nelle idee politiche e non solo, e soprattutto umane che ho avuto. Sono qui per ringraziarvi tutti, non posso farlo uno per uno, però spero che la mia gratitudine possa essere vista tramite e percepita soprattutto tramite questo video. Vorrei ringraziare tante persone che non ho avuto la possibilità di conoscere personalmente. Vorrei ringraziare le persone che invece ho conosciuto e hanno deciso di accompagnarmi. Soprattutto vorrei ringraziare il mio paese, la mia città, San Marcellino. Vorrei ringraziare voi perché 1.208 persone hanno deciso di aiutarmi. Si sono affidate a me, alla mia famiglia e hanno deciso in qualche modo di intraprendere questo percorso che non è arrivato alla fine, è solo l'inizio di un lungo percorso che continueremo assieme. Voglio ringraziare anche le persone che hanno deciso di non sostenermi, hanno deciso anche di giocare sulla mia candidatura. Voglio ringraziare voi perché mi avete insegnato tanto, mi avete fortificato. E soprattutto mi avete fatto capire che nella vita c'è sempre da imparare, soprattutto da persone che ti voltano le spalle da un giorno all'altro. Detto questo, vorrei ringraziare alla fine la mia famiglia. La mia famiglia che dall'inizio tutti hanno deciso di accompagnarmi, tutti, nessuno escluso, chi di più, chi di meno, perché ognuno ha le proprie possibilità e tutti si sono uniti attorno a me. E anche nel male sono ancora intorno a me. Quindi grazie, grazie di vero cuore. E grazie mille ai miei genitori, a mia sorella, a mio cognato e ai miei zii, che nonostante tutto, nonostante le offese ricevute sui social, tramite i giornali, hanno continuato questo percorso insieme e abbiamo deciso di lottare fino alla fine. E vi ripeto, non è la fine, è solamente l'inizio di un lungo percorso che continueremo a fare e soprattutto ad affrontare. Voglio ringraziarvi ancora e grazie mille davvero. Non ho nulla da dirvi, vi ringrazio e continueremo insieme a lottare per il percorso che abbiamo iniziato e soprattutto per raggiungere il nostro obiettivo, migliorare e valorizzare il nostro territorio. Grazie mille a tutti e auguro una buona serata.